È vero, sarà un mese di dicembre intenso, ad alta tensione per il Gesam Lemura. Da qui alla sosta natalizia sono in programma i confronti diretti con le grandi Schio e Ragusa. Si apre domenica sera ore 18 al Palatagliate il miniciclo di ferro che dovrà darci ulteriori ragguagli sulla forza e le ambizioni stagionali delle biancorosse. Il primo ostacolo sulla strada di Crippa e compagne si chiama San Martino di Lupari, con le patatine che occupano un lusinghiero quinto posto in classifica e costituiscono un complesso di tutto rispetto. Non a caso le venete sono reduci dal successo sul Parma, quarta vittoria nelle ultime sei partite. Un bel biglietto da visita di una squadra temibile dall'arco e sotto canestro per forza fisica e centimetri. San Martino ha deciso di puntare anche quest'anno sul blocco delle italiane, guidato dall'ex Angela Gianolla, che nella scorsa stagione ha regalato tante soddisfazioni al pubblico giallo-nero. Un gruppo ben amalgamato e assortito, con un reparto straniere temibilissimo a partire dalla guardia americana Bailey. Insomma, ci vorrà una prova di notevole spessore agonistico e tecnico da parte delle murine, ma questo è nelle corde della squadra di Coccia Diamanti, che pure rispetta l'avversario, ma è altresì convinto di poter difendere il primato in classifica, in attesa di sapere quello che succederà nel big match di giornata tra Schio e Ragusa. Intanto il pallone a spicchi racconta che il 16 novembre del 2014, poco più di un anno fa, Lemura fu sconfitta di 2 punti al Palatagliate, 58-60, da San Martino di Lupari dopo un match sempre in equilibrio, ma che le patavine si portarono a casa grazie alla maggiore lucidità palesata nei minuti finali. Una battuta d'arresto che costò alle biancorosse lucchesi il terzo posto solitario, che si presero proprio le lupe. Protagonista assoluta di quel match fu proprio Angela Gianolla, con 19 punti e una prova mostra. Quando si dice la legge dell'ex.